Felix, guardo la maschera. Round the bed, vuol dire girare intorno al letto, nello stesso senso. Dimmi un po', che requisiti ci vuole? Sono necessari per riuscire a reggere un ritmo abbastanza infernale, perché in 4 giorni fate un film in cui tu, per esempio, devi avere numerose prestazioni. Sì, questo sì, più che altro abbiamo bisogno di resistenza fisica, poi, non so, bisogna avere requisiti fisici, a parte il sesso, bisogna saper recitare un po', e meglio se recita più lavori anche, oggi come oggi, perché non richiedono più i tatuati, quelli che insomma sanno solo scopare, richiedono un po' ragazzi, bei ragazzi, con un gran sesso se possibile, che sappiano recitare, e bei ragazzi soprattutto. Oggi come oggi copiano molto gli americani, che hanno dei modelli molto molto belli. Naturalmente ci vuole anche molta concentrazione, immagino. Sì, sì, soprattutto questo. Per fare questo tipo di lavoro è necessaria la massima concentrazione, se no non vai avanti. Come se non ci fosse nessuno intorno. Sì, hai visto adesso cosa è successo. Io ho ricevuto tanti premi in tutto il mondo, però diciamo che l'Italia è quello che aspettavo. Non aspettavo altro, visto che sono italiano, lavoro in Italia. Mi fa tanto piacere se ricevo questo premio questa sera, perché per me vuol dire una consacrazione vera per tutto quello che ho fatto finora, riconosciuta anche dall'Italia, a quello mi farebbe tanto piacere. Ecco, vedo, in genere si parla quasi sempre di pornostar, forse in maniera anche un po' banale, un po' trita, però dell'attore maschio in genere si tende a parlare un po' meno, forse perché anche il ludo maschile è meno diffuso. E invece qual è la differenza tra un attore e un attore hard, o un porno attore? Beh, sicuramente la differenza è che per i porno attori standard, io mi ritengo un porno attore che ama molto quello che fa, in tutti i sensi, sia nel senso pratico che teorico, anche perché c'è anche molta teoria, anche se non sembra.